ormai due gare di campionato. Per quello che riguarda la FMC Ferentino non c'è ancora Ochoa, ma questa non è una novità, perché purtroppo l'argentino è ormai fermo da più di due mesi e tornerà probabilmente tra qualche settimana. Sì, per un problema alla schiena è in panchina regolarmente, ma difficilmente lo vedremo in campo, anche perché non si è allenato per tutta la settimana. Andiamo a leggere insieme i due quintetti. Dal punto di vista statistico, finora, almeno dall'inizio del campionato, ha sempre sorriso ai campani. Tre le sfide tra Coppa Italia e regular season, tre le volte che si è imposta la squadra di Sant'Antimo. All'andata Sant'Antimo quest'anno, dall'altra Massimo Frisio, che vuole ancora una volta crescere, perché questa squadra sinora, almeno visti i risultati, purtroppo non ha pienamente soddisfatto, almeno vista la classifica, nonostante Ferentino sia al quarto posto con 26 punti, ma più di qualche rimpianto per qualche punto lasciato qua e là, soprattutto nel girone d'andata, Ferentino ce l'ha. Ancora Mica Metrevelli, che non trova i due punti, Mica Matera, e la terza che è Trapani con 28 punti. Un po' più staccate le prime due della testa, Ostuni e Barcellona, che sono già oltre i 30 punti. Metz con l'assist di Metrevelli, la palla gira attorno, sarà più di uno in questa gara, essendoci tanti centimetri di differenza tra Nick e praticamente tutto il resto della formazione campana. Circosta le finte ancora per Metrevelli, che va ad appoggiare, è quello che vogliamo far vedere un po' a tutti, non solo i tifosi che ci guardano dalla ciociaria, ma anche tutti quelli che ci guardano dalla provincia di Latina, da Roma, e anche i tifosi di Sant'Antimo. Arriva 5:40 da giocare, un buon inizio di frazione, molto ritmo, punteggio abbastanza alto con Metrevelli, che ora se la deve vedere con Politi. Il semigancio, l'appoggio di Tabella. Metrevelli forse deve aver capito come si gioca in adilettanti, lui che per praticamente tutta la stagione fino a dicembre si è allenato soltanto con la Montepaschi Siena, dico soltanto, tanto perché è la miglior squadra d'Italia. Ancora del regolamento, proprio. Comunque, Zaccariello ancora contro di lui, c'è Gizzi, ma Zivic per Metrevelli, la schiacciata di Mica Metrevelli. Difendere su un giocatore di forte impatto come Gizzi, Zaccariello, sarà una sfida che si ripeterà più e più volte in questa gara. Ora approfitta di una piccola scivolata di Zaccariello, lo stesso. Un po' fallosa questa difesa, soprattutto fallata verrebbe da dire, nel senso che ha più di qualche buco la difesa di Sant'Antimo e riesce a sfruttarla a dovere la FMC. Ora porta su di lui, c'è Calbini, Circosta va in marcatura invece sul Cantone, il blocco ora è di Politi, il cambio difensivo con Metrevelli che poi va a recuperare sullo stesso Politi, buono il recupero di Calvini, che poi cerca di giocare con Circosta cercando di velocizzare l'azione in contropiede, ci riesce a giocare in transizione Ferentino, ottimo lo scarico di Guastaferro per Metrevelli, appoggia, sono due i punti. Ultimi due minuti del primo tempo, 50-33, ancora Cantone che con un palleggio di troppo per poco non perdeva palla, ora Vico, è difficile riuscire a trovare la via del canestro per Sant'Antimo, cioè prova la tripla che non va, rimbalzo lungo per Cantone che riparte in contropiede, va a chiudere Metz, ben seguito da Calbini, poi Gizzi, lo scarico per Politi, c'è ancora fallo, bravo a tagliare in backdoor dietro l'avversario Cantone, il blocco di Politi, va Cantone tutto solo e cerca Politi e appoggia comodamente con un palleggio in più, 13 punti per Politi. Mezza per Circosta, si va in gran rapidità, Metrevelli appoggia, due punti, non c'è un attimo di pausa, si gioca sempre di più in velocità con difese che non riescono a rientrare, che non riescono a recuperare buoni palloni, punteggio molto alto, 54-39, ora Cantone, c'è il terzo alla tabella, non va il rimbalzo di Zaccariello per Calbini, poi questo passaggio di Circosta sotto per Metrevelli, ancora Metrevelli con un pizzico di difficoltà in più, poi va al rimbalzo, è più bravo di tutti, è più lesto di tutti Gizzi, che ora va addirittura a portare palla contro di lui, c'è Calbini, il mismatch con Metrevelli, poi lo scarico ancora per Vico, ancora per Politi, Metrevelli appoggia, due punti di Politi, grande inerzia, Calbini, Zaccariello per Modica, contro di lui Politi, ha più velocità che con Modica, la sfrutta e poi il tapin vincente, per poco non perde palla Gizzi contro Modica, al mismatch ma preferisce dar palla ad un compagno di squadra e poi tagliare dentro, Metrevelli cerca di seguire Gizzi, il taglio dentro e la stoppata che non arriva di metà, sono 7 punti per lui. Circosta, difesa sempre molto alta per Sant'Antimo, 6 e 12 da giocare, 59-52,
Ancora Zaccariello, il taglio dentro per Metreveli che si alza, due punti per Metreveli. Chiede anche il fallo. 5:40 da giocare, 61-52. Zaccariello contro Gizzi, sfida che si rinnova. Modica che se la vede con Politi, poi lo scarico per Metreveli. C'è fallo di Bimbolelding, poi ancora Metreveli, il taglio per Modica, si alza e trova due punti. Che comodica. Sto cercando di leggere alcuni labiali, soprattutto di Zaccariello, un giocatore di un'esperienza infinita. Rimessa per Santoro, il blocco di Metreveli, ancora Metreveli in posto alto, poi va a tagliare dentro su Valentini che gli deve cedere molti centimetri. Circosta il raddoppio di Politi, poi il taglio dentro, ancora Metreveli dalla media distanza, due punti per Dicavento. Valentino sempre a zona, deve cercare di limitare i falli Fiorentino, perché ha tanti uomini soprattutto nell'area pitturata con 5 falli. Metreveli buona, 71-62, fino alla fine ha chiesto Friso di portar palla, il blocco di Metreveli, poi Circosta per Metreveli, due punti di Dica Metreveli.